L'uomo di Civengur saltò giù dalla telega e si mise a correre accanto al cavallo che sbuffava per la stanchezza. Sfinitosi a furia di correre, saltò in groppa all'animale, mentre dietro la telega vuota continuava a strepitare. Ciepurni si voltò a guardarla. Gli sembrò brutta e costruita male, troppo pesante in movimento. «Ferma!» disse alla bestia. E subito staccò la telega. «Figuriamoci se mi metto a sfiancare un cavallo nel pieno della vita per un peso morto!» E, abbandonati i finimenti, partì in groppa all'animale liberato. La telega lasciò cadere le stanghe e si sdraiò ad attendere l'arbitrio del primo contadino di passaggio. «In me e nel cavallo adesso scorre il sangue», pensava Ciepurni, mentre allo stremo delle forze galoppava senza meta. «Bisognerà tenere il trottatore di Kopionkin per le briglie. Non ho dove attaccarlo». Verso sera raggiunse un piccolo villaggetto della steppa, talmente deserto da dare l'impressione che la gente avesse da tempo tirato le cuoia. Il cielo vespertino sembrava un prolungamento della steppa e il cavallo montato dall'uomo di Civengur fissava l'orizzonte infinito come il terribile destino delle sue zampe affaticate. L'uomo di Civengur bussò alla porta di una casa pacifica. Dal cortile sul retro si affacciò un vecchio che fece capolino da dietro la siepe. «Apri la porta», disse Ciepurni. «Ce li hai, pane e fieno?» Il vecchio, impavido, restava in silenzio e studiava il cavaliere con occhi penetranti, avvezzi a tutto. Ciepurni scavalcò la graticciata ed entrò. Stremato dalla fame, il cavallo cominciò subito a mangiare, sotto una rimessa, l'erbetta acquietatasi per la notte. Il vecchio evidentemente era rimasto disorientato dall'arroganza dell'ospite, così si sedette su un querciolo abbattuto, quasi fosse un estraneo. Nell'isba nessuno fece gli onori di casa all'uomo di Civengur. Si sentiva l'odore di pulito di una vecchiaia riarsa, che non suda più e non insudicia le cose con gli umori di un corpo eccitato.